affidato a me il compito di commemorare Hans Martin Schleyer, rapito e ucciso da una banda di avventuristi, criminali ed insensati, assassinato egli e la sua scorta da giovani tedeschi cresciuti nel benessere, in quelle comodità che sembra abbiano l'ufficio di scacciare dalle menti e dai cuori di molti dei nostri giovani il senso del dovere, l'amore di patria, i pensieri semplici, onesti, piani, per sostituirli nei cuori e nelle menti con vaghi sogni ed astrusi ricordi, tolti di peso dalle idee politiche e dalle ambizioni di un secolo che non c'è più. Sogni e ricordi che oggi non ci offrono altro se non sabbia e deserto per un incertissimo avvenire e ovunque lutti e dolore. Lei è un assassino. E lei ha i più begli occhi che io abbia mai veduto. E ora sono assai meno belli se hanno potuto sopportare la vista di un carnefice. Occorse anche a me, come a milioni di tedeschi della mia generazione, di tornare dal fronte e percorrere città senza più entrate, senza più case, senza più uomini. Io vidi una volta una casa completamente distrutta in cui il crudele termine del vincitore di offrirne una visione come visione dell'anima tedesca. C'era un pianoforte lassù, sull'oro di un profondo precipizio, e un'anziana signora che per poche ore ogni sera, prima che la notte ne accogliesse l'esilio, suonava le note del requiem tedesco. L'angelo della morte è un arcangelo e tutto quello che si racconta su di lui non è che un'invidiosa menzogna. Il suo Hans lo ucciderei ancora una volta se tanto l'avvicinasse a me quanto il breve passo di un mille piedi. Lei lo sta già assassinando per la seconda volta. Chi è morto non muore più, ma è il cuore che ama a soccombere a ogni attimo che sospiri con il suo respiro. Il suo profumo è uno stiletto. E immergerei volentieri nel suo petto, si faccia un po' più in là. Rinuncerei alla mia corona piuttosto che arretrare della millesima parte del passo di un cucciolo di mille piedi. Caro mia, e io rinuncerei alla bellezza dei miei più bei 18 anni, pur di vederla soffrire quello che ha fatto soffrire al mio Hans. Io vedevo per le strade che come un esile tratto di vita, esile vita di allora, andava ordendo tra macelli. Io vedevo donne di una bellezza austera condurre i loro passeggini, orfani di bimbi in cui venivano stipati affetti mutilati, gioventù diverse, inutili fedeltà, e per tutto, per tutto, signori e signore, lacrime, lacrime, lacrime.